Nell'estate del 1900, Paul Harris, giovane avvocato di Chicago, ritorna nel piccolo villaggio di Wallingford per rivivere i luoghi della sua fanciullezza e si rende conto di quanto nella grande Chicago, sua città adottiva, gli mancasse l'atmosfera cordiale e le amicizie di un tempo. Concepisce allora l'idea di un'associazione intesa a sviluppare i rapporti professionali e di amicizia tra imprenditori e uomini d'affari. La sera del 23 febbraio 1905, nel corso di una riunione con tre amici, getta le basi di quella che sarebbe diventata la prima e più prestigiosa organizzazione di club di servizio solidale e sociale del mondo, il Rotary Club International. I quattro fondarono un club, i cui soci, crescendo di numero, adottarono la pratica di riunirsi a rotazione nei rispettivi uffici, da cui il nome di Rotary Club Chicago. Insieme ai miei consoci, scriverà Paul Harris, imparai a porre l'accento sul dare e anziché sul ricevere. Gli ideali del club trovarono ascolto al di fuori di Chicago, tanto che nel 1908 venne fondato un secondo club rotariano a San Francisco. Grazie alla visione del fondatore, Paul Harris, l'ideale rotariano di servizio si diffuse presto in tutto il mondo. Nel 1917 venne costituito il fondo finanziario di dotazione per sostenere il principio di fare del bene nel mondo come precursore della Rotary Foundation. Oggi nel mondo è una delle maggiori organizzazioni private senza scopo di lucro, tesa a sostenere le iniziative del Rotary Club International mediante aiuti umanitari, educativi e culturali a carattere internazionale. Fin dall'inizio, l'organizzazione rotariana ha sempre dato enfasi particolare ai valori morali e dell'etica professionale e riassunti in due motti. Servire al di sopra di ogni interesse personale. Chi serve meglio è maggiormente gratificato. E nella prova delle quattro domande, che si trova una delle dichiarazioni di etica più diffuse nel mondo e tutt'oggi tradotta in un centinaio di lingue diverse, adottata ufficialmente da Rotary International dal 1943. Risponde a verità? È giusto per tutti gli interessati? Darà vita a buona volontà e a migliori rapporti d'amicizia? Sarà vantaggioso per tutti gli interessati? Il Rotary acquisisce fin dai primi anni di fondazione un tale prestigio internazionale da poter annoverare tra i propri soci anche molti personaggi illustri. Nel 1942 i rotariani del Regno Unito organizzarono una conferenza per scambi professionali a carattere educativo e culturale. Questa iniziativa ispirerà la creazione dell'UNESCO da parte dell'ONU, affidando alla nuova entità la mission di seguire l'istruzione, la scienza e la cultura a livello internazionale. Il Rotary può vantare anche un ruolo significativo nel processo di costituzione dell'ONU stessa. Durante una serie di incontri, avvenuti tra il 1943 e il 1945, un gruppo di rotariani ha contribuito a gettare le fondamenta di quella che sarebbe diventata poi l'Organizzazione delle Nazioni Unite, che alla conferenza di San Francisco otterrà ufficialmente il ruolo di comitato consulente, composto da 50 soci rotariani impegnati a vario titolo nei lavori della conferenza. La creazione di programmi innovativi, come lo scambio di gruppi di studio, programma 3H nel corso degli anni 60-70, la Rotary Foundation ampliava con attenzione solidale i propri sforzi verso il servizio umanitario e la comprensione internazionale. Negli anni 70 il Rotary continua ad espandersi e per rafforzare il proprio impegno vengono istituite le sovvenzioni 3H, iniziative di carattere umanitario per alleviare la fame e del miglioramento della qualità della vita nei paesi in via di sviluppo. È stato, ed è tuttora, il più ampio programma umanitario portato avanti dal Rotary. Nel 1979 il progetto 3H ha permesso di acquistare e somministrare il vaccino antipolio a 6 milioni di filippini. Questo progetto sanitario, nell'arco di 5 anni, ha gettato le basi per quello che sarebbe diventata l'iniziativa denominata Polio Plus. Nel 1985, con quasi un milione di soci, il Rotary festeggia il suo 80° compleanno e, grazie al Rotary Club Treviglio della pianura bergamasca, lancia il programma Polio Plus per vaccinare i bambini di tutto il mondo. Il Rotary diviene così il maggior contribuente e sostenitore privato di quella che sarebbe diventata una campagna a livello mondiale per la definitiva eradicazione di questa terribile malattia.
Il Rotary ha contribuito alla progressiva regressione della malattia su scala mondiale, avendo raggiunto oggi l'incredibile traguardo di 2 miliardi e mezzo di vaccinazioni somministrate. E la malattia, presente prima in 200 paesi nel mondo, ora è confinata in soli 3 paesi: Nigeria, Afghanistan e Pakistan. Negli anni 90, il Rotary ha affrontato importanti questioni internazionali, quali salvaguardia delle risorse naturali ispirando il programma Planet Earth, l'unione delle famiglie, l'alfabetizzazione, campagne per combattere l'abuso di droghe, l'invecchiamento precoce delle popolazioni, gli interventi solidali in caso di calamità naturali. Progetti che oggi sintetizzano e rappresentano simbolicamente le linee guida e l'impegno del Rotary nel mondo. Oggi 2 miliardi e mezzo di bambini possono crescere senza il timore di contrarre la polio e migliaia di comunità in tutto il mondo possono disporre di acqua non inquinata e condizioni di vita più sane, con servizi sanitari accessibili e un dignitoso livello di istruzione. Tutto ciò grazie all'intervento e al costante impegno di più di 1.200.000 rotariani al mondo. In diversi paesi, tante famiglie un tempo senza casa vivono oggi in case dignitose e sicure. Giovani, altrimenti destinati probabilmente alla povertà, possono utilizzare fondi del progetto di microcredito rotariano per dare vita ad iniziative imprenditoriali di successo, offrendo così a ragazzi e ragazze di strada l'opportunità di far crescere le loro idee con un nuovo senso di speranza. Questo perché l'obiettivo dei rotariani di tutto il mondo è quello di favorire e migliorare le condizioni di vita nella società.